Ciao e benvenuta in questo video dove affronteremo il tema del lutto. Intanto grazie per la fiducia rispetto alla scelta che hai fatto e ti faccio comunque i miei complimenti per aver trovato e star cercando probabilmente il coraggio di affrontare il tema del dolore, il tema della perdita. La parola lutto viene dal latino lugere o lugere, che ha proprio il significato di piangere, di dolersi. Quindi tutto il tema del lutto ha a che fare con il simbolo della perdita. Infatti, quando parliamo di elaborazione del lutto, non ci riferiamo esclusivamente alla morte, di una persona per noi importante o di una persona con cui avevamo un legame importante, significativo, ma ci riferiamo spesso anche a situazioni di separazione, a situazioni di cambiamenti abbastanza drastici che hanno a che fare con il lasciare qualcosa o qualcuno e dover entrare in una situazione diversa o in una relazione diversa o dover direttamente costruire una nuova relazione perché non abbiamo più la persona di riferimento, perché perdiamo, nel caso in cui si tratti di morte, la relazione con una persona proprio che faceva parte della nostra vita. Ci sono due punti di riferimento, diciamo così, che io prendo come bibliografia, che sono della Elisabeth Kübler e di Bowlby. Bowlby è più conosciuto rispetto alle tematiche dell'attaccamento e lo trovo molto interessante per far riferimento appunto alle fasi che identificano l'elaborazione del lutto, quindi dove noi ci troviamo, ci danno un po' un riferimento per capire dove noi ci troviamo rispetto alla possibilità che ci stiamo dando di elaborare questa perdita dolorosa. La Kübler identifica 5 step abbastanza generici, che sono la negazione, la rabbia, il patteggiamento, la depressione e l'accettazione del dolore e quindi poi della perdita. Sono un po' più generici, secondo me, perché diciamo che lasciano un po' alla libera interpretazione. Quindi io li ho affiancati, cercando appunto di integrare le due parti, alle fasi, alle quattro fasi invece che identifica, secondo me, in maniera più concreta Bowlby. Bowlby che cosa dice? Dice che nella prima fase, quando perdiamo una persona a cui siamo strettamente legati, perdiamo un grande amore, perdiamo una persona per noi significativa, sia che muoia, sia che non starà più con noi nel caso di una separazione, sia che ci troviamo in una forte situazione di cambiamento e quindi perdiamo, lasciamo qualcosa a cui tenevamo molto, teniamo molto, per cui ci sentiamo molto coinvolti sentimentalmente. La prima fase, la primissima fase è lo stordimento, quindi una difficoltà vera e propria a capire che cosa stia succedendo e anche a renderci conto effettivamente che sta succedendo questa determinata situazione. Da lì entreremo nella fase della ricerca e dello struggimento. Quindi, se in una prima fase, diciamo così, dello stordimento avremo o ci possiamo trovare in situazioni dove abbiamo scatti di ira, di rabbia o dolore improvviso senza dargli una collocazione specifica, nella fase di ricerca e struggimento cominciamo a prendere consapevolezza di quello che sta succedendo, di quello che è accaduto e viviamo una vera e propria oscillazione tra il dolore, rabbia, senso di colpa. Potremmo avere dei veri e propri sintomi fisici, potremmo avere problemi di insonnia, problemi nell'alimentazione, quindi ad avere più o meno voglia di mangiare. Potremmo avere dei mal di testa, delle situazioni davvero dove fisicamente cominciamo a sentire gli effetti di questa perdita e non avendo
il tempo ancora dell'accettazione, siamo in quella fase in cui è tutto ancora un po' più ombreggiante, ancora più ombroso, nel senso che non ha delle sfumature per noi poco chiare e facciamo fatica a riconoscere le varie parti, le varie emozioni scomode e impegnative che oscillano in quel momento, da un'intensità ad un'altra, da un'emozione ad un'altra. Da quella fase, questa fase quindi dello struggimento e della ricerca, nel senso la ricerca è un po' quella parte, diciamo, nostra, più propositiva, più costruttiva, che ci spinge comunque a fare delle modifiche, ad uscire dalla fase dello stordimento e quindi a cercare comunque di superare il dolore, di superare la rabbia, di superare le emozioni che inevitabilmente si porta con sé il lutto, la perdita. Quindi cerchiamo a quel punto, è un po', secondo me, una via di mezzo tra la fase della rabbia e la fase del patteggiamento che identifica la Kübler rispetto quindi al tema di far convivere le varie emozioni scomode, fastidiose, impegnative, pesanti, che ci tolgono energia, perché apparentemente ci vanno a togliere l'energia che ci serve per vivere il nostro quotidiano, perché poi ci tolgono attenzione, potremmo avere problemi di memoria a livello cognitivo anche rispetto proprio alla capacità di concentrazione che normalmente abbiamo. Questo perché tutta la parte emotiva condiziona la nostra parte cognitiva, le nostre prestazioni mentali, inevitabilmente, che lo vogliamo o che non lo vogliamo. Nel momento in cui quindi questa fase, che può durare anche mesi o anche più di un anno dello struggimento della ricerca, se arriviamo all'accettazione di questo dolore, se diamo la possibilità al dolore di entrarci in maniera pulita, in maniera diretta, e a quel punto lo accogliamo nella sua totalità, da lì possiamo passare alla fase di disorganizzazione e disperazione. Quindi queste due fasi in realtà si mischiano, perché nella disorganizzazione, nel dolore, noi entriamo pienamente nel dolore e qui avremo un minor, diciamo, livello di prestazioni mentali. Quindi potremo fare proprio più fatica in questa fase a gestire quelle che sono le nostre attività quotidiane. Potremmo fare più fatica a gestire il lavoro, le attività lavorative, le attività produttive, tutto ciò che ci richiede uno sforzo mentale di un certo livello. Questo perché nel momento in cui abbiamo accettato il dolore, l'abbiamo fatto entrare, il dolore va davvero a minare quello che sono le nostre capacità quotidiane, le nostre competenze. Vero è che se noi ci facciamo un lavoro rispetto a questo e riusciamo in qualche modo a velocizzare attraverso delle strategie, delle tecniche, il tempo di elaborazione e di rielaborazione di questo dolore e di queste fasi e di questi disagi che inevitabilmente ci troviamo nella nostra vita, più facilmente ci ritroveremo a recuperare le nostre competenze, le nostre capacità, ad attingere le nostre risorse personali e professionali per ritrovare una maggiore serenità nonostante la perdita sia stata forte, la perdita sia forte, nonostante ci troviamo a convivere con la perdita. In qualche modo un concetto importante per rielaborare il lutto è proprio quello di far diventare il tema della perdita un tema appartenente alla nostra vita, alla nostra esperienza di vita. È come se dovessimo fare amicizia con la perdita e riconoscerla come un'ulteriore capacità nostra. Quindi
capaci di perdere. Abbiamo imparato e possiamo imparare a perdere qualcuno e perdere qualcosa. È doloroso, è impegnativo, ma nel momento in cui, con le fasi adeguate, con un tempo soggettivo, perché ogni persona ha il proprio tempo, ha il proprio bisogno di tempo, ma se riusciamo a far appartenere a noi la perdita, abbiamo un apprendimento in più. Saliamo di livello comunque come persone, come competenze, si amplia in qualche modo la nostra anima, il nostro cuore, la nostra parte interna, per permettere poi anche alla mente di supportare e sopportare in alcuni casi situazioni più difficili che magari prima di quella perdita, prima di questa perdita di cui stiamo parlando, prima di questo dolore, noi non eravamo in grado di tollerare, la nostra mente non era in grado di accogliere. Ecco che allora il dolore, il dramma, la tragedia in alcuni casi della perdita e tutto quello che si porta dietro assume un significato diverso, assume il significato dell'apprendimento. A quel punto Bowlby identifica la quarta fase e ultima, che è un po' l'accettazione della Kübler, che è la ridefinizione di se stessi e della situazione. Io ti ho già fatto un po' questa ridefinizione attraverso appunto il tema dell'accettazione della perdita, del dolore, della rabbia, alla accoglienza, alla possibilità, alla trasformazione in apprendimento. Un altro suggerimento che ti posso dare in maniera un po' più pratica, se, prima di tutto cercare di capire in che fase o in che fasi stai oscillando o ti stai trovando rispetto a questi due punti di riferimento. Da lì cercare comunque di scrivere o disegnare, adesso a seconda un po', o di fare un video, fare un audio, di parlare alla persona che hai perso da poco, che hai perso da tempo, o alla situazione che hai alle spalle, che non stai più vivendo. Rivolgersi alla persona o parlando della situazione perduta è un modo proprio per dare più identità alla perdita, per dare un'identità nuova a quella che è la persona che non hai più al tuo fianco, che non vive più nel tuo quotidiano fisicamente. Piano piano tu vedrai che questa persona potrà continuare a vivere attraverso i ricordi, attraverso le emozioni e i sentimenti che puoi conservare dentro di te, che si possono rielaborare e trasformare. Non ti sto dicendo che sarai da sola o che dovrai far tutto da sola, nel senso che chiaramente i professionisti come me in questo caso servono anche un po' a questo, perché studiamo ed sperimentiamo appositamente per dare la possibilità di affiancarti in questo senso in un percorso di questo tipo. Io svolgo delle consulenze mirate, è un percorso specifico di una formazione che ho fatto diversi anni fa, dove in circa 8-10 incontri ti posso supportare nella rielaborazione di questo lutto, di questa perdita. Quindi ci sono delle tecniche, ci sono delle strategie, c'è un monitoraggio da parte mia, è un lavoro che possiamo fare insieme per velocizzare il tempo dell'elaborazione e quindi portarti in maniera un po' meno lenta o più rapida, proprio a seconda poi del ritmo che riusciamo a prendere, fuori da questo dolore, trasformandolo. In qualche modo è possibile che una perdita molto difficile
ti terrà quella lacrimuccia, diciamo così, nel tempo, perché ci sono delle perdite che sono davvero difficili, che sono davvero dolorose, ma tu vedrai nel tempo che quella lacrimuccia, quel pianto, potrebbe assumere un significato diverso, dovrà assumere un significato diverso, perché nel momento in cui riusciamo a rielaborare il cambiamento che porta con sé la perdita di qualcuno o di qualcosa, abbiamo un'energia diversa, abbiamo un approccio diverso alla stessa persona che abbiamo perso, alla stessa situazione. Magari rimane quel dispiacere, quel piccolo dolore della perdita, ma ha un significato diverso, ha un significato più pacifico, più di pace dentro di noi, perché lo abbiamo trasformato, abbiamo imparato a renderlo più fluido, più accettabile, meno disagevole, meno impegnativo, meno pesante. Se vuoi che approfondiamo quindi questo tema, io ti indicherò delle date, degli orari in cui potrai iscriverti, potrai scegliere per poterci sentire, poter fare un primo colloquio e vedere di aiutarti innanzitutto a capire in che fase sei della tua rielaborazione, dell'elaborazione del lutto. Quindi in che fase ti trovi e da lì vedere come procedere, con che tempi e con che modalità rispetto alle tue esigenze o rispetto al punto in cui ti trovi. Di solito questo percorso comunque non si può iniziare prima delle 10-15 giorni dalla morte, nel caso in cui stiamo parlando della morte di qualcuno, dalla morte della persona, perché comunque nella fase di stordimento che identifica Bowlby non abbiamo la possibilità di accettare, di accogliere, di condividere mentalmente con qualcuno i nostri pensieri, le nostre emozioni. Non riusciremo proprio ad essere concentrate neanche un minimo. Intanto ti ringrazio di avermi ascoltata, di avermi dato fiducia e spero già di averti dato dei semini che cresceranno in piante rigogliose e del colore che ti piace di più. Ciao.